Ciao a tutti, bentornati in un nuovo mio video. Questo è un video haul di abbigliamento. Finalmente ne riesco a girare uno dopo tantissimo tempo, per il semplice fatto che non ho più comprato nulla e quindi non avevo nulla da farvi vedere. Adesso però, come magari avete visto nel videoblog, sono andata a fare un po' di giri per negozi. Ho trovato davvero delle cose carine per l'estate, molto molto sfiziose, e quindi le ho prese e adesso le voglio condividere con voi, così magari se vi piacciono le potete ancora trovare in giro. I negozi principali da cui sono andata è OVS, Stradivarius, la Scout, e poi il mio cinesino di solito ho preso una magliettina molto carina. Adesso vi faccio vedere il tutto. Inizio da OVS e vado anche un po' veloce perché sennò diventa lungo eterno. Allora, ho preso questa magliettina qua che ho già indossato. Magliettina nera, manica corta, come potete vedere, tutta quanta trapuntata perché, come potete vedere, è tutta quanta bucherellata, tranne che sul petto davanti perché è foderata, così non si vede dentro nulla. E ha la particolarità di essere leggermente più stretta sul punto vita e poi di andare ad aprirsi stile gonnellina, e scendere. È davvero molto carina, molto sfiziosa. Io questa l'ho abbinata per esempio a un pantalone blu, un blu elettrico, un pantalone molto molto forte di colore, e il contrasto era davvero bellissimo da vedere. E poi appunto magari con un'aggiunta di una collana un po' più importante, secondo me questa magliettina è davvero molto molto carina. E l'ho pagata sui 20 euro, 19,99. Altra magliettina che mi è piaciuta subito è stata questa. Questa è una canottierina, come potete vedere, con la particolarità di essere tutta quanta pizzata davanti sul décolleté in maniera, secondo me, davvero molto fine ed elegante. Ha questo colore rosa antico, leggermente più acceso. Poi dietro si chiude con un bottoncino e c'è la goccia, come potete vedere, è bellissima. E sotto ha tutto questo sbuffo, ha un elastico, quindi si stringe un po' di più, ma è davvero molto bella, casca giù davvero molto bella, elegante, e quindi mi è piaciuta subito un sacco. E anche questa 19,90. Questa maglietta l'ho comprata in abbinamento a questi shorts neri, molto eleganti, infatti non sono da usare tutti i giorni perché è un tessuto davvero molto elegante, più da sera, e sono semplici shorts, si abbottonano con due bottoncini, sotto hanno questo risvoltino. L'unica pecca è che sono leggermente larghi di gamba, e quindi li devo fare un attimo stringere da mia mamma, però sono davvero molto molto belli, semplici, e anche questi 19,90, quindi tutto stesso prezzo, e con la magliettina sono davvero perfetti. Poi, e queste sono le cose che ho preso all'OVS del centro commerciale che sono andata a Venezia. All'OVS invece, questo vicino a casa mia, ho preso un vestitino e una cinturina. Allora, la cinturina è questa qui, beige, con tutte queste borchiette ovali, è davvero carinissima. L'ho pagata parecchio perché è sui 13 euro, però questa l'ho presa per abbinare i vestitini, che adesso vi faccio vedere. E la trovavo davvero carinissima. E il vestitino che ho preso da OVS è stato questo. Allora, col primo d'occhio, sinceramente, non mi era un granché piaciuto. Poi, però, una volta indossato, sta davvero molto bene. Allora, è così, molto molto semplice, come potete vedere, di questa fantasia qua, blu, con tutti questi fiorellini bianchi. Ha il collo molto stretto, senza maniche, anche se sembra che abbia una manichetta, ma è senza maniche, e va giù fino al ginocchio. La particolarità è che ha questo elastico stretto in vita, Stavo quindi dicendo. il vestitino, e la cinturina che ho preso la volevo legare in vita per segnare ancora di più il punto vita. E poi ho anche le ballerine che richiamano tantissimo questo colore qua, e quindi appunto volevo fare questo abbinamento con la cinturina in vita. E queste sono le cose che ho preso da OVS. Poi vi faccio vedere, poi da Piazza Italia, sono andata anche lì, ho preso una magliettina simpatica ma molto molto sportiva, che è fatta così. Ci sono tutti quanti i dolcetti e c'è scritto Life is Sweets. È davvero carinissima, dolce dolce. E la devo aver pagato sui 5 euro. Poi sono andata da la Scout, vi faccio vedere questo bellissimo sacchettino che ci hanno dato, e ho preso, anzi mia mamma mi ha regalato due vestitini, che adesso vi faccio vedere. Allora, questo è il primo. Allora, è della stessa modalità più o meno di quello di OVS, è di questo verde
molto molto carino, un verde chiaro con tutte queste foglie molto, non so che foglie siano di preciso, a dire la verità. Comunque, sul marroncino, stretto anche questo in vita, poi va giù, arriva più o meno al ginocchio. Questa ha una manichina un po' più pronunciata e anche questo è davvero molto molto carino. Ha un tessuto molto leggero, quindi è molto molto estivo e sta benissimo con la cinturina che vi ho fatto vedere prima, che ho preso da OVS. Questo costava 29,50 euro, però è davvero molto carino. Sempre lì invece ne ho preso uno un po' più elegante, perché questo è anche da tutti i giorni un po' più sportivo, invece questo è molto più elegante, è di questo bellissimo blu scuro con tutti questi pois tono su tono, quindi anche questi blu, sempre nella stessa modalità, stretto in vita e poi scende un po' più largo, anche questo a livello del ginocchio, ed è fatto molto su un gioco di trasparenze. Come potete vedere, ha una canottiera sotto blu e poi sopra ha tutta questa parte più trasparente. La stessa cosa anche davanti. La gonnellina poi è leggermente particolare perché, come potete vedere, ha tutte queste balze ed è molto molto carino. Decisamente più elegante rispetto magari a quello che vi ho fatto vedere prima, e anche questo 29,50 euro. Poi ho preso un altro vestitino, però non mi ricordo più, da Bershka. È vero che siamo andati anche da Bershka, ed è questo vestitino qua. Praticamente è un classico tubino nero, molto 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 aderente, molto stretch, ed ha la particolarità di avere le maniche fatte così, con tutte queste balze qui, che danno un tocco secondo me molto più elegante rispetto al normale. Questa è la parte dietro. Dietro viene molto più scollato rispetto alla parte davanti, che è molto più attillata e molto più coprente, come potete vedere, ed è molto molto bello. Però, essendo molto stretto, segna molto comunque sia i fianchi che il seno, quindi lo aspetterò magari a metterlo su quando ho perso qualche chiletto. E poi siamo andati da Stradivarius e ho preso questa camicetta, casacchetta molto molto particolare. Ha questo colletto bellissimo che fa tanto bon ton bianco, e poi ha una base turchese davvero molto bella. Dietro ha tutto lo scollo a cuore e si lega con il bottoncino, e davanti ha tutta questa fantasia floreale che va molto di moda quest'anno. È davvero molto molto bella, molto fresca, e anche con un leggings o uno shorts questa è davvero molto bella. Poi, sempre da Stradivarius, ho preso un'altra magliettina, e quella devo averla pagata sui 30 euro. Questa magliettina qui, invece, questa camicetta, ha la stessa modalità, che si chiude col bottoncino, ha lo scollo a goccia dietro, ed è dietro va così semplice rosa. Davanti invece ha tutto questo merletto pizzo, davvero molto molto bello. Anche questa con uno shorts o con un jeans, secondo me è davvero perfetta ed è molto molto estiva. Poi con questo colore rosa, molto molto carina. E l'ultima invece che vi faccio vedere, ho detto che ero andata dai cinesi, avevo preso una magliettina, vi faccio vedere che è questa qua, invece sulle tonnellate del giallo, visto che ultimamente il giallo pastello mi sta piacendo particolarmente. È una semplice casacchina, manica corta però trasparente, con tutti questi giochi floreali e qualche farfallina. Va abbastanza lunga, quindi anche con un leggings è perfetta, e ha una base bianca e poi appunto c'è sopra questa casacca trasparente. Poi dietro ha un laccettino per tirare sui fianchi in modo da farla ancora più aderente. È davvero molto molto carina, e questa l'avevo pagata sui 10-12 euro. E questi sono tutti quanti gli acquisti che ho fatto in questo periodo. Io spero che vi siano piaciuti, spolliciate se appunto vi piacciono, mando un bacio e ci vediamo, ciao ciao!